mi ha detto che in Portogallo aveva rubato. Si trovava in una regione con alberghi e popolata da persone benestanti. Ha affermato che c'era un luogo con una finestra aperta e che stava cercando soldi. Ha dichiarato di non averne trovati, ma di aver trovato una bambina e di averla presa. Ha inoltre aggiunto che 2 ore dopo erano arrivati polizia e cani dappertutto, e quindi si è allontanato. Mi ha anche detto che con lui c'era un'altra persona, con la quale aveva avuto una discussione, presumibilmente una donna. Questo è un colpo di scena nella drammatica scomparsa della piccola Maddie McCann, la bambina inglese di 4 anni, sparita il 3 maggio 2007, mentre era in vacanza con i genitori in Portogallo. Laurentiu Codin è il compagno di cella di Christian Bruckner, 44 anni, criminale tedesco e principale indiziato del rapimento e probabilmente dell'omicidio della piccola. Bruckner, che ha alle spalle una lunga lista di condanne per pedofilia, pedopornografia, furto e droga, avrebbe rivelato a Codin alcune inquietanti informazioni su un crimine commesso in passato. Codin ha testimoniato durante un processo in cui Bruckner è imputato per reati sessuali. Laurentiu Codin ha raccontato ai giudici: «Mi ha spiegato di aver portato via la bambina con la sua automobile mentre polizia e cani cercavano nella casa. Mi ha chiesto se il DNA di un bambino può essere trovato come prova e io gli ho risposto di sì». Il sospetto è che Bruckner stesse parlando proprio della piccola Maddie. L'uomo avrebbe fornito ulteriori dettagli inquietanti, tra cui di aver utilizzato un furgone per avere rapporti sessuali con delle bambine. Tuttavia, non avrebbe mai menzionato il nome di Maddie al suo compagno di cella, anche se le informazioni da lui fornite rimandano alla storia della bambina scomparsa nel 2007 e a Praia da Luz, una località balneare rinomata e frequentata da turisti facoltosi. Bruckner, tuttavia, continua a negare ogni coinvolgimento nella vicenda McCann. Di recente ha scritto in alcune lettere: «La polizia e i pubblici ministeri stanno cercando di creare un mostro per far credere alla gente che sia io la persona giusta, quella che ha ucciso Maddie. Sono innocente, non sono un mostro, non l'ho uccisa io». Eppure, ci sono molti indizi che hanno portato la polizia tedesca a ipotizzare un suo coinvolgimento nella scomparsa e probabilmente nell'omicidio di Maddie. Nel 2005, nella stessa zona del Portogallo da cui scomparve la bambina inglese, Bruckner violentò una donna di 72 anni, fu arrestato e condannato. Inoltre, da una testimonianza, è emerso che l'uomo visitò l'area del bacino idrico di Barragem do Arade, a 50 km da Praia da Luz, dove si pensa possa essere stato gettato il corpicino di Maddie. Nella zona è stato infatti trovato un inquietante santuario dedicato proprio a Maddie. La macabra scoperta fu fatta nel 2007 da una coppia di pensionati, che casualmente trovò una foto della bambina scomparsa attorniata da un cerchio di pietre e accanto a un mazzo di gigli bianchi. I due turisti, all'epoca sessantenni, scattarono delle fotografie e le inviarono agli investigatori portoghesi, senza però ricevere mai risposta. I due dimenticarono il macabro ritrovamento fino a 4 anni fa, quando gli inquirenti tedeschi annunciarono l'arresto del principale sospettato del rapimento della bambina, ovvero Bruckner. A quel punto avvisarono la polizia in Germania, che li contattò, facendo scattare nel 2023 controlli e ricerche nel bacino idrico, che purtroppo, dato anche il tempo trascorso, non hanno portato a risultati concreti. La pensionata, intervistata dal Daily Mail, dichiarò: «Pensai che qualcuno avesse gettato Madeleine nell'acqua e poi avesse costruito quell'altarino in sua memoria». Tuttavia, alle sue parole non è seguita alcuna prova concreta. Pertanto è impossibile avere certezze, ma la testimonianza di Laurentiu Codin aggrava indubbiamente la posizione di Bruckner.